entrare al palco, quindi come detto prima, molta attenzione, calma e invito, possibilità, esistono i diritto alla bellezza, dello stare insieme, nel manifestare il nostro dissenso alla violenza mafiosa, alle bombe, alle sparatorie, alla violenza. Foggia, reagisci. Foggia, non cedere allo sconforto e al deserto dello scetticismo, al senso di impotenza che sembra sovrastarti. Foggia, togliti quell'abito ingannevole di miope individualismo. Anch'io sono la portavoce della famiglia Marcone. È una grande emozione parlare da figlia di Franco, perché tutte le volte in cui c'è un attacco violento in questa città noi ricordiamo la violenza subita. Tornare a casa e trovare il corpo di papà ucciso, riverso nel portone di casa nostra, il luogo in cui ci si dovrebbe sentire più sicuri. Immaginare che lui stava tornando un venerdì pomeriggio, freddo, freddissimo, di marzo, di fine marzo, e pensava di salire dalla sua famiglia invece di essere freddato, è stato freddato con due colpi precisi che non gli dovevano lasciare un minuto più di vita per le sue denunce. Io e Paolo ricordiamo sempre gli ultimi mesi della vita di papà. Ma sono davanti a te adesso, libera. Mi vedi? Ascoltami ora. Vorrei finalmente dirti quello che già sai. Lo so che stai soffrendo, ti contorci dal dolore, un dolore sordo che ti piega, che ti annienta, e reagisci con rabbia, usi parole che non sono più d'amore, di lungimiranza. Poi ti rintani nella tua casa e resti lì, priva di speranza e di fiducia, sola. Ma tu ci stai vedendo? Vedi quello che facciamo noi qui? Vedi quello che siamo riusciti a fare oggi? Vedi in quanti siamo adesso? Don Ciotti, c'è grandissima partecipazione questa sera a Foggia. Che cosa si sente di dire a questa città? Beh, la conosco e la frequento da tantissimi anni. La risposta della società civile responsabile è un segno molto importante. Lo slogan che poi è di carne, di vita, Foggia libera Foggia, vuol dire che tocca ai foggiani liberare la città da una presenza dell'illegalità, della corruzione, di giochi criminali. Ma è anche una responsabilità di tutti noi, non è un problema che riguarda solo questo territorio, ma che riguarda la responsabilità del nostro. Come vedete... Non è vero che è soltanto una giornata e che tutto il resto non fa lo stesso rumore, e oggi noi vogliamo testimoniare proprio questo. Quanto è importante partecipare a questa manifestazione? Beh, per me è importante perché io sono del presidio di Libera Trani, quindi è una cosa che bisogna fare, sensibilizzare soprattutto la cittadinanza di Foggia, che da anni è sottoposta a soprusi e prepotenze della criminalità. Quindi dobbiamo reagire con tutte le nostre forze. Quanto è importante oggi partecipare a questa manifestazione? Ma credo che sia fondamentale, perché se non ci diamo una mossa le cose andranno sempre peggio. Ci vuole la partecipazione attiva dei cittadini. Si sente sicuro lei a Foggia? Ma Foggia qualche momento di insicurezza ce l'ha e quindi preferirei una città più sicura, in particolare per le giovani generazioni. Che cosa si sente di dire a chi magari in queste ore ha detto che questa manifestazione con molta probabilità resterà una manifestazione, insomma, ha avuto qualche dubbio? Beh, questa preoccupazione è legittima, però sta a noi dare un seguito. Oggi è una tappa, è un punto di partenza o di ripartenza, visto che abbiamo avuto già il 21 marzo a Foggia. E quindi sta a noi dare continuità e soprattutto abbiamo bisogno di risposte da parte delle istituzioni. Certo, ci sono provati tutti voi.
Quasi 10.000, anche di più forse, le persone che stanno partecipando a questa manifestazione. Siamo tanti, è una grande risposta. Una risposta per un appello lanciato domenica scorsa, preparato con tanti incontri, tanto ascolto, e probabilmente questa città, la popolazione aveva bisogno. Non dimentichiamo che qui ci sono anche persone che da fuori, anche da altre parti dell'Italia, sono venuti, hanno risposto al nostro appello per essere a fianco dei cittadini foggiani. Libera Foggia! Libera Foggia! Libera Foggia! Libera Foggia! Libera Foggia! Libera Foggia! Quanto è importante partecipare a questa manifestazione oggi? Assai. Non si può vivere. Lei si sente sicuro a Foggia? No. Cosa chiede alle istituzioni, allo Stato? Più legalità, più giustizia. I magistrati dovrebbero fare un pochettino più il loro dovere, non che danno gli arresti domiciliari a chi ha rubato e chi ha ucciso. Non è giusto. Libera, 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 libera.